Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Banished! In sovraimpressione trovate tutti i collegamenti ai vari social network per non perdervi nulla di quello che succede sul mio canale. Veniamo un po' all'episodio di oggi, siamo in pieno inverno, anzi a fine dell'inverno del 33esimo anno. Abbiamo circa un centinaio di persone ormai, vediamo di far partire, abbiamo un po' di case in costruzione in questo momento, abbiamo improvvisamente due laborer nuovi, che è una cosa molto bella, e io quasi quasi, sapete che faccio? Quasi quasi, visto che abbiamo già un po' di pietra a disposizione, io comincerei a mettere due case in pietra da questa parte, e vediamo se funzionano. Ci vorrà un po'. Questa la lasciamo così com'è. Anzi, questa la mettiamo addirittura in pausa. Ok, mettiamo un lavoratore in più e vediamo un po' che cosa serve. Abbiamo le nostre miniere che funzionano entrambe adesso, quindi una a carbone e una a ferro. Intanto è nato un nuovo personaggino. Un nuovo personaggino. Cibo ne abbiamo. Tutto il resto sembra che ne abbiamo già un pochino, il che è molto buono. Quanto abbiamo qua di firewood? 500. Abbiamo già un surplus. Comincerei a pensare piuttosto a finire un po' alcune delle cose che avevo lasciato in sospeso. Quindi aprire ad esempio questi due. Abbiamo un ospedale che ancora ha bisogno di gente. Intanto finito l'inverno, perfetto. Adesso vediamo un po' come ce la caviamo con le varie risorse. Abbiamo poco carbone, ma se non sbaglio vedendo qua fuori ce n'era abbastanza, quindi forse servirà. È morto un gatherer, ma viene subito sostituito. Qua funziona abbastanza. Abbiamo un altro laborer che mettiamo pure a fare il costruttore, così darò una mano a questa zona. Qui, mamma mia, è morta un sacco di gente, quindi togliamo almeno uno in modo che ne abbiamo due. Abbiamo intanto un altro studente. E quindi pian piano cominceremo adesso a passare un paio di cose. Qui le tombe sono piene, mentre dall'altra parte abbiamo un bel po' di spazio. Questo funziona. Questo sta funzionando, questo sta funzionando, questo sta funzionando. Questo è a pieno regime, tra l'altro. E come vanno il nostro Taylor? In realtà c'ha qualcosina. Qua mancherebbe un po' di carbone, ma arriva direttamente da qua appena ci sono i personaggini. Harry è diventato un altro studente. Quindi perfetto così adesso. Piove sempre. Scusate, ho spento il microfono un attimo perché ho starnutito. Ho ancora un po' di raffreddore che è dovuto all'allergia, perché siamo in primavera adesso. Qua c'è un sacco di gente che sta andando a prendere che cosa? A prendere cose, a caso. E sapete che vi dico? Quasi quasi potrei cominciare. Come siamo come espansione delle case? Dopo che abbiamo finito queste case qua, che ci metteremo un po'. Come siamo come overview? Siamo 42 famiglie in 26 case. Non so se è il caso di espandersi da un'altra parte. Forse sì. Vediamo quanti nomadi sono arrivati. 9 nomadi. Sì. Ok. Questo è un rischio bello grosso, perché abbiamo tirato dentro un po' di nomadi in più. Cibo ne abbiamo comunque, e anche firewood ne abbiamo abbastanza. Quindi metterei almeno un minatore in più, almeno un due costruttori, e gli altri tre li lasciamo fare laborer e vediamo se ce la facciamo a sopportare questa quantità di gente. Siamo a 97 persone adesso, abitano qua, abitano in tanti qua, sono in 10 persone dentro la boarding house, sperando che queste possano essere costruite al più presto. Ci vuole 80 di pietra e ce l'abbiamo, 20 di ferro e ce l'abbiamo, e abbiamo anche i logs, quindi abbiamo tutti i costruttori che ci servono. Qua intanto stanno portando pian pianino avanti e indietro le risorse, quindi va benissimo. Abbiamo 4 laborer che fanno esattamente questo, 5 laborer. Vediamo di mettere un altro stone cutter, in modo che abbiamo qualche cosa di pietra in più. Anzi, facciamo un miner in più piuttosto, e così abbiamo un altro minatore qua. Qua ce ne sono 4, mentre da questa parte ce ne sono 3. Quindi adesso siamo al contrario, ma dovremmo produrre decisamente più cose. Qui abbiamo portato quasi tutta la legna. I nostri forester sono in 2. Forse ci sarebbe posto per un terzo forester da questa parte. Vediamo un attimo quanto costa, anzi non quanto costa, ma quanta è l'area del
Forester del Forester's Lodge. Direi che qua andrebbe benissimo. Quindi teniamoci un attimo questa strada qua. Questa strada qui. Quindi sappiamo che questa è così e questa possiamo fare così. Ok, e un Forester's Lodge lo possiamo mettere qui con un po' più su in realtà. Qua è un po' rischioso metterlo. Ma sì, mettiamolo qui, per la precisione. Ok, e mettiamolo pure in costruzione. Beh, vediamo se lo fanno subito oppure ci mettono un po' di tempo. Intanto abbiamo un nuovo nato. Bessie è diventato uno studente. Un Hunter, un cacciatore è stato istituito. E Glenn Woody è diventato un altro personaggino. Sono nate 3 persone nuove. E siamo a 100 persone. Yeah! Abbiamo raggiunto le 100 persone. Wow. Grazie probabilmente ai nuovi arrivati che sono adesso. Macello! Qua ci sono un casino di bambini qua. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bambini su 12 abitanti, una cosa del genere. Quindi vedete di costruire in fretta queste. Serve tanta pietra, ma lo potete recuperare da qua, ragazzi. Quindi adesso abbiamo decisamente un bel po' di gente per sistemare il tutti. Abbiamo anche un eccesso di firewood. Cominciamo. E quindi io metterei. Aumentiamo ancora di. Facciamo 200 questa soglia in modo che possiamo acquistare qualcosa in più prossimamente. Legna, cominciamo ad avere un po' tutte le risorse a parte la birra, che, o meglio l'alcol, il distillato, non so bene come chiamarlo perché si possono fare da tante cose, ho visto, e quindi vedremo di arrivarci, ma non subito. Loro stanno lavorando perfettamente, i builder ci sono, ok, hanno cominciato a costruire questa casa, che almeno darà alloggio a qualcuno. Spero presto. Quasi quasi io farei direttamente. Intanto abbiamo un altro studente. Togliamo pure questa e la sostituiamo da una casa in pietra, anche questa. Che tanto adesso materiali ce ne abbiamo e pian piano cominceremo adesso a trasformare le case in legno in case in pietra. Qua abbiamo 700, abbiamo ancora 400. Cibo ce n'è in abbondanza. Questa è stata costruita e ci sono 5 persone, o meglio, una famiglia con 3 bambini. Quindi pian piano stiamo facendo anche quello. C'è poco ferro, però la nostra miniera sta dando buoni frutti, non siamo almeno a zero. Quindi questo sta funzionando. Qua lo stiamo costruendo pian piano. Sì, ci vorrà un po' di tempo, ma lo stiamo costruendo. Vedete che stanno venendo a portare le risorse, quindi perfetto. Abbiamo poca legna, ma adesso vedremo di assegnarla. Per il resto dovremmo essere abbastanza a posto. Siamo in carenza di risorse perché stiamo costruendo tutte queste cose. Abbiamo un'altra casa. Perfetto. Intanto arriva qualcun altro ad acquistare. Noi abbiamo una potenza di 2800 adesso. Vediamo un po' che cosa ci vendi. Cibo! Cibo per 700. Ah, però 7 per 3. Ci serve cibo? No, non ci serve cibo. Vai pure via così. Adesso avremo una carenza di cibo assurda, immagino. No, per adesso non è ancora così. Teniamoci comunque questi 700 firewood perché uno servono e potrebbero servire ancora. Qui abbiamo un po' di persone. Non abbiamo nessuno che è venuto ad abitare qua. Strano. Vediamo un po' come siamo messi adesso come overview, come famiglie. Abbiamo 29 case per 46 famiglie, 98 cittadini, quindi siamo sotto i 100 di nuovo. A meno che non avevo fatto i conti sbagliati prima, oppure che sono morte 2 persone, molto probabilmente. Un altro laborer, perfetto, qua possiamo fare così. E mettere un dottore sempre presente, così mettiamo un appunto physician, ovvero uno dei dottori, insomma, sempre presente che non si sa mai che serva. E anche perché cominciamo ad avere un bel po' di laborer in più. È nata anche Ailey. Abbiamo Unica e Morri che sono diventati studenti. Quindi 13-14 è un buon numero. Poi vedrò anche un po' di statistiche. Stiamo ritornando sui 100. E qua abbiamo i Forester's Lodge. Quindi questi li possiamo tirare giù. E possiamo mettere almeno 2 Forester. Se abbiamo ancora qualcuno in più, ne mettiamo anche gli altri. E produciamo un po' di legna. Qui ci metterei uno stockpile. Per la precisione, qua quanto grande può essere? Ah, minuscolo. Qui di fianco. No, perché è occupato da quello.
Possiamo metterlo qua? Troppo piccoli. Se no possiamo metterlo direttamente qui, abbastanza grande. Too large, non può essere, può essere 10x10 massimo. Facciamo 10x5. Scusate di nuovo starnutito copiosamente. No, però non mi piace lo stockpile qua. Quindi via questo. E lo metterei... C'è uno stockpile oltre di qua? No. Questo raggio va fin qua. Quindi in realtà lo stockpile andrebbe bene qua sotto. Portiamo questa strada qua. E se ci sta... Lo stockpile lo metterei qui. Ok, lo possiamo mettere qua così. Quanto grande possiamo farlo? 3x5 5x4, dai, piccolino, però serve comunque a, soprattutto al Forest Lodge, in modo che possa portare qua delle belle cose. Ok, abbiamo un altro nato, quindi siamo tornati sui 100, no, 99. Questo sta funzionando, voi state tagliando e producete più legna, perfetto, in modo che possa produrre anche più firewood, ottimo. Qua pian piano porteremo su tutto quanto. Abbiamo studenti in gran quantità, però non abbiamo ancora riempito la scuola, quindi per adesso direi che va bene una scuola sola. Sta funzionando tutto, qua le case nuove ce le abbiamo. Abbiamo il chierico che è morto ma è stato sostituito, quindi per adesso va tutto bene così. La boarding house è di nuovo vuota, ottimo. Pian piano comincerei a trasformare un paio di queste case allora, a questo punto. Appena ho un po' di legna, ma soprattutto di pietra in più. Allora, c'è bisogno di un po' di pietra in più, quindi forse uno lo mettiamo a fare lo stone cutter e lasciamo due laborer a disposizione. Qui come andiamo di lana, produzione di lana? Diamo un'occhiata un attimo qui alla produzione di lana. Lana ne abbiamo 32, quindi ce n'è di lana. Controlliamo allora di nuovo se i Taylor, tu sei a warm coat, perfetto, e tu pure, ok. Manca pelle? Forse manca pelle. Controlliamo. Pelle, zero. Arg. Quindi forse è meglio mettere un cacciatore qua. Potrebbe essere il caso di mettere un cacciatore? Punto di domanda? Non lo so, però per adesso lasciamolo pure così. Attrezzi ne abbiamo un bel po', vestiti ne abbiamo un bel po' anche, quindi ottimo così. Qua possiamo aumentare questo forse fino a 1000, così è un bel potere d'acquisto, e qua ne abbiamo molto di più di firewood, quindi perfetto. Il cibo va benissimo, quindi tutte le risorse stanno venendo su pian piano. Qui questa la possiamo provare a trasformare in casa, quindi pian piano vediamo di fare anche quello. C'è un altro mercante, cosa ci vendi? Cibo. Cibo. No. Ciao. Non mi interessa il cibo, che ne sto producendo anche abbastanza. E adesso vediamo di sistemare questa cosa, magari mettiamo un builder a disposizione. E quindi adesso si tratta solo di sistemare un po' la popolazione in modo da assegnare i lavori, che ce ne sono abbastanza. Forse nella produzione del cibo comincerò a guardare, abbiamo sicuramente due forester da poter mettere, gli herbalist, gli erboristi sono anche abbastanza ottimi così, quindi non c'è nulla da vedere ancora, nel senso che qua è sempre 318, possiamo eventualmente cercare di sforare in una certa maniera. Intanto abbiamo un altro studente, un altro nato, quindi perfetto, un sacco di gente. Qui questo sta funzionando bene, qua c'è qualcuno che è venuto ad abitare, perché gli abbiamo distrutto la casa? Sì, cioè distrutto tra virgolette la casa. Ci vorrebbe ancora qualcuno per il ferro, perché sta venendo consumato in gran quantità. Però si sta, vedete che qua si sta accumulando un po' di roba, quindi perfetto. E adesso dovremmo avere sempre di più firewood, se non sbaglio, perché man mano che andiamo avanti con il tradurre queste case in... spostare queste case da case in legno a case in pietra, consumeremo sempre meno firewood e sempre meno carbone, quindi ne avremo sempre di più a disposizione. Qua possiamo anche alzare a 1200, così abbiamo un buon potere d'acquisto sempre di più.
Abbiamo un laborer nuovo, perfetto. Il builder lo lasciamo là. Quindi il mio costruttore va a fare questa cosa. Ti manca un pochino di ferro. Adesso dovresti andarlo a prendere tramite il tunnel. Direttamente da qua. Quindi per quello va benissimo. Stiamo producendo anche un bel po' di legna in più. Quindi va molto bene. E continuiamo su questa strada, perché sta funzionando tutto al meglio. Anzi, molto bene. Sarebbe il caso di unire queste due parti. Se io dovessi fare una strada qui, pensiamo un attimo. Ok, c'è la possibilità di fare una strada bruttissima, ma in questa direzione. Se facciamo... Se voglio unire questo con questo, posso farlo solo da una parte, sì. Perché qua dietro non posso fare strade. Però loro ci passano comunque. Se facessi un tunnel per così, potrei farlo, ma non so quanto utile possa essere. O anche per così, in realtà. Qui ci sta, tra l'altro, se non sbaglio, un'altra miniera, se vogliamo. Quindi programmiamo anche questa cosa. Ci sta una miniera, non di qua, ma su questo lato. Una sicuramente qui ci sta. Quindi se vogliamo possiamo ampliare ancora di più la miniera. Ma per adesso diciamo che va pure bene così. Pensiamo piuttosto a come mettere altre case. Come espandere altre case. Perché potrebbe essere una cosa da fare abbastanza presto. Qui manca ferro. Qua manca niente in realtà, perché stai già facendo. 71, abbiamo un altro studente. La scuola va benissimo, questo è mezzo vuoto, ma va bene così. Abbiamo un altro laborer ancora, perfetto. Physician, che appunto sta attento a aumentare la salute, ma praticamente è un laborer, cioè lo fa part time quel lavoro, finché non serve non lo fa. Abbiamo un altro studente, un altro laborer, quindi continua a modificarsi un po' la popolazione avanti e indietro. Qui sta costruendo questa, l'ha anche quasi finita, ottimo. Perfetto, abbiamo un altro, quindi prendiamo questa e facciamo la stessa identica cosa. E adesso trasformeremo il nostro vicinato in un po' di case di pietra, che sono un po' più brutte da vedere, sinceramente, perché... Mi piace un po' di più il colore, che è molto simile a queste. Queste invece hanno proprio, sono grigie, non sono un po' più colorate come le altre, un po' più carine. Però è anche un altro modo per vedere la città. Soprattutto dal punto di vista della sistemazione, dovrei anche cominciare a trasformare quelle che sono invece le vere e proprie strade in strade in pietra. Avendo le strade in pietra si muovono, i nostri personaggi si muovono molto più velocemente. Quindi forse anche potrebbe essere il caso di farlo. Sicuramente devo fare questa strada qua. Quindi io comincerei a fare. Vedete che però costa tanta pietra, in effetti. Quindi no, lasciamo ancora stare un po' questa cosa. E poi quando avremo un pochino più di stone cutter, quindi di taglia pietra, potremo sistemare ancora questa cosa. Per adesso sto usando per sostituire queste case, per farle diventare migliori. Qui intanto abbiamo 1200 e abbiamo ancora un 600 di surplus, quindi forse possiamo fare addirittura 1500, il che ci porterebbe a 6000 di acquisto, che sono tanti. Poi li metteremo da parte ovviamente, però è utile anche questa cosa. Qua sta funzionando a manetta perché abbiamo un sacco di cose in più. Abbiamo due nuovi nati, ottimo. Qui come funziona? Non ci abita più nessuno, però abbiamo dell'inventario? No, neanche. È proprio abbandonata in questo momento. Questa funziona, abbiamo detto che devo fare altre case da questa parte, quindi potrebbe essere utile farle a breve. Come le ho messe qua, ma da un'altra parte... Oh, abbiamo un'infestazione. Aiaiaiaiaia. Un'infestazione cosa vuol dire? Che queste sono tra l'altro le pecore. Mi ha girato la mappa? No, sì. Ok. Queste pecore devono schizzare via da un'altra parte, quindi programmiamo di fare... Allora, intanto vediamo quanto grande è questa pasture. Questa è 10x20. Pensiamo dove possiamo farla. O la facciamo qui... Mm.
10x20, 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 ci sta qua? No, 10x20, ma veramente è così grande sta cosa? Sì, ho fatto il massimo possibile praticamente. No, il massimo possibile è 20x20. Sì, esatto, il massimo possibile è 20x20. Questa è 10x20. Sì. Vediamo se possiamo spostarla da qualche altra parte. Può essere utile farla qui? O qui? Qui potrebbe essere un buon punto. Possiamo farla qui 16x16 addirittura. E metterla da questo lato qua. Oppure la possiamo mettere. Sto pensando un attimo. Quanto distante è questo gatherer sat? Questo arriva fin qua. Questo arriva fin qua. Quindi in realtà potrei fare qualcosa là sopra. Oppure la potrei spostare qui abbastanza. Va bene così. Tu vai bene. Il tailor è qua. Quindi forse possiamo metterlo qui? No, non mi piace. Allora, Peshtur, vediamo di farlo. Pensieri, pensieri, pensieri. Vediamo, vediamo, vediamo. Possiamo farla qua per così. È anche abbastanza centrale. Andata. Ok, quindi vediamo di costruirla al più presto da questa parte. Abbiamo un problema per quanto riguarda invece le persone che possono fare questa cosa. Quindi andate a costruirla il più in fretta possibile, in modo che questa la possiamo trasferire dall'altra parte prima che sia troppo tardi. Trasferiremo le pecore che sono qua dall'altra parte appena però abbiamo lo spazio. Quindi forza ragazzi, venite a lavorare qua giù. Non sta lavorando nessuno? No. Cosa ci vendi? Peach seed. Abbiamo le pesche? Mi sa di no. Trade item. Abbiamo cherry plum? No, però queste mi interessano, quindi andiamo pure a comprarne una. Per la modica cifra di 3125, che non è divisibile per 4, ma è circa, fatemi pensare, meno di 1800, 832, sì. Ok, e ancora 2. Ok, overpaying by 3, però va bene. Grazie e arrivederci. Così possiamo mettere su un'altra orchard al più presto, un altro come si chiama questa cosa, frutteto. Dobbiamo sperare che non muoiano queste. Sono già 10, maledizione. Aiuto, devo muovermi a fare sta cosa. Quindi forza ragazzi, venite a costruire. Dai, 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 più rapidi. Che rischio di perdere tutte le pecore qua, ragazzi. Ah, sono 8. Eventualmente posso anche spostare una pecora qua, se voglio. Però perdere per al momento un paio di cose. Però vediamo se ce la facciamo in tempo. Quindi teniamo sotto controllo questo. Sono in 6. Possiamo fare così, metterlo in parte qua. Vedere se ce la facciamo in tempo. Prima venite a portare le cose, meglio è, ragazzi. 5. Stiamo attenti. Dai, venite a portare cose, dai. 4. Stiamo rischiando. Oh, dai, dai, dai. Più legna, più legna, più legna. Dai che ci siamo.
Devo stare attento che non muoiono tutte. 3. Aiuto. Forza, più veloci. Venite a lavorare. Intanto abbiamo un sacco di laborer in più. 2, ok, 2 sono troppo poche. 2 sono troppo poche, quindi sapete cosa facciamo? Questo facciamo empty? Split? Work? No, così lo togliamo. E cosa ho fatto adesso? Ok, ho fatto togli dal lavoro e ritira su dal lavoro, quindi ok. Herdsman ne abbiamo giusti 4, perfetto. Dobbiamo fare empty su quella al più presto. Ah, ce n'è una sola, maledizione. E queste mi sa che le perdo allora. Devo farlo prima. Vabbè, per la prossima volta sappiamo che se torneranno le pecore potrò fare questa cosa. 0, evviva. Quindi qua intanto possiamo fare chicken di nuovo e dire split. Così ne abbiamo altre qua. Qua purtroppo la cosa è a posto così. Dobbiamo adesso fare hide coat e di nuovo hide coat. Intanto che ci arriveranno delle nuove pecore. Giù abbiamo ancora spazio per prossime prossima cosa che potrebbe essere se arrivano altre come si chiamano, altre cicci pasticci, ovvero mucche, le vacche che sono sparite. Abbiamo 3 studenti nuovi, un sacco di laborer nuovi, vediamo di costruire questa cosa più presto, che così poi vi riassegno come dovreste stare. Forza ragazzi. E doveva succedere qualcosa, ma vedete che ci riprenderemo. Quasi quasi farei un altro trading post. Però devo pensarci un attimo, perché vuol dire avere altre risorse, metterle tipo da questa parte, perché così arriva il doppio delle, arrivano il doppio delle persone qui, perché c'è uno. Ah, intanto qua possiamo fare, al momento facciamo ancora chicken, no, facciamo vuoto, facciamo sheep. Poi cosa dovrò fare qui? In realtà è meglio che lo lasci vuoto, quindi facciamo, no, lasciamo 33 e ok. Questo lo empty e questo lo mettiamo a cattle. Ok, così qua ci stanno. E anche questo potrei fare empty e qua fare cattle. Ad esempio, ci sono 4 e 4, però abbiamo messo praticamente tutte le i chicken, tutti i polli possibili da questa parte. Qua intanto li lascio vuoti perché li voglio lasciare, perché è un po' difficile poi spostarli da una parte all'altra. O meglio, si può fare, ma in questo momento ho deciso così. Qui stiamo costruendo questa casa, quindi per quello ci sono 2 builder. Quindi perfetto. Quindi forza ragazzi, manca 2 di ferro. Mettiamo un paio di minatori e un paio di stone cutter in più. E quindi va bene. Siamo all'inverno del 36esimo anno. Quindi un bel po' di cose. Qua c'è un sacco di spazio. Cioè, passano sempre di qua, maledetti. Quindi forse mi sa che dovrò fare il tunnel. Tunnel qui, 108, wow. So che è solo per questione estetica, ma soprattutto perché stanno sempre andando in questa direzione qua. E stanno prendendo questo ponte per arrivare da questa parte. E non facendo il giro di qua. È come dargli torto in realtà, perché vengono tutti da questa parte e poi fanno il giro. Intanto abbiamo completato anche questi, che mi interessava. Quindi perfetto. Abbiamo un altro nato tra di noi, quindi perfetto. Abbiamo i 2 builder che stanno costruendo la prossima casa in pietra, quindi ottimo anche da quel punto di vista. Abbiamo poco firewood. Abbiamo molto poco firewood e un sacco di cibo in più. Quindi adesso andremo a dare un'occhiata anche a quello. Ok, quindi diamo un'occhiata anche a cosa possiamo fare. Questo funziona? Sì, più o meno. Nel senso che abbiamo rimesso i minatori a fare qualcosa. Qua sono in 3 e dall'altra parte sono sempre in 3, eh? Sì, ottimo. Abbiamo un altro laborer. Qua tiriamo via questi. Qua abbiamo costruito la nuova casa in pietra. Possiamo fare così e così.
mettersi a cambiare la prossima casa. Quindi facciamo pure così. Ok, e ci siamo ancora. Stiamo cominciando a fare nuove case in pietra, il che è molto bello perché... Quanta gente abita qua dentro? Beh, sono tre figli che sono diventati tre studenti, ok. Abbiamo poco firewood, quindi qua torniamo giù a 1000. Anche 1200, dai. No, 1000, dai. Ok. Così abbiamo un sacco di cose a disposizione. Abbiamo veramente tanto cibo. Stiamo già raggiungendo un'altra volta il limite, mi sa. Quindi va benissimo. Mettiamo un builder che ci sta sempre. E direi che siamo a posto per l'episodio di oggi. Sono successe un sacco di cose. Abbiamo purtroppo perso tutte quante le... Qua intanto possiamo tirare via questo. Abbiamo perso purtroppo tutte quante le nostre pecore, ma vedete che ritorneranno. Qui eventualmente abbiamo bisogno di un herdsman, però sapete che vi dico? Questa le possiamo dire work no, e questa work no, e questa work no. Così abbiamo due herdsman anziché quattro, perché sennò era inutile. Qua ce ne sono i due che servono e gli altri sono al momento tutte chiuse. Abbiamo ancora due laborer che possiamo spostare? No, per adesso li lasciamo pure così e ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Let's Play Banished. Io sono Ace the Brave e ci vediamo al prossimo episodio. Namaste and be brave!